Ci ho cresciuti i miei bambini qui, guarda, era una cosa meravigliosa, ora invivibile perché io che devo camminare la sera non esco più di casa. In molti dopo anni sono tornati a vivere, anche se per un solo pomeriggio, il parco di Campo di Marte ad Arezzo, teatro appena qualche settimana fa della Maxi Rissa, per la quale sono scattate le manette per 5 uomini di origine nigeriana. All'iniziativa lanciata via Facebook Riprendiamoci Campo di Marte per far tornare a vivere con un presidio il parco cittadino, hanno infatti preso parte molti aretini ma anche immigrati che da anni hanno scelto Arezzo come luogo di residenza. Questo è un passo importante, quello di tornare a viverla e non farsi intimorire, probabilmente è il primo passo. Mi rendo conto che non è facile anche con dei bambini, però oggi ci sentiamo sicuri. Tra le famiglie presenti anche quella di una giovane madre nigeriana residente in città da ormai 10 anni che si è espressa duramente nei confronti dei suoi connazionali responsabili della guerriglia urbana dello scorso 13 agosto. Mi sono vergognato perché sentendo che i miei compaesani si comportano così, come posso usare il termine animali. Io sono qui da 10 anni, sto bene, però da quello che succede oggi è una cosa vergognosa. Ma non è stata solamente una giornata di presidio e proteste, ma anche di proposte lanciate dai residenti di Saione e raccolte dall'amministrazione comunale aretina. Ci siamo resi disponibili per organizzare iniziative più o meno analoghe, sportive all'interno del Pionta, le camminate, le corse che avvengono settimanalmente, e quindi perché no, dare una mano anche a quei cittadini che in qualche modo vorranno chiedere il sussidio dell'amministrazione per rivitalizzare anche questa zona della città.